Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì a tutti ragazzi, giovedì 13 giugno, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane balù. Non ci siamo visti per 2 giorni, mi sono preso 2 giorni di relax. Relax la cosa non lo so perché non è che mi dà fastidio fare video, anzi mi piace molto rimanere in contatto con voi e parlare di calcio, però insomma mi sono preso poi 2 giorni, poi c'era fine della scuola, perciò festa di fine anno del piccolo, dell'elementare, festa di fine anno di quello che va in terza media, festa di fine anno di quella che è in seconda superiore. Meno male che quella che va all'università non ha fatto ancora feste, però insomma ho avuto un po' di feste di fine anno da sorbirmi e insomma, mi sono preso un pizzico di relax da YouTube. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo e c'è da. Ci sono delle novità, insomma, io vedo qua Milan su Decathlon e insomma, tanta roba perché allora vuol dire che ce li hanno i soldi da spendere, non è che sono tirchi perché ci volevano far passare il messaggio che questi qua sono tirchi, non vogliono spendere soldi, ma no, ce li hanno, ce li hanno. Infatti, volevo parlare di questo perché ho capito una cosa, che questi usano tutto un altro metodo. È un metodo innovativo, vediamo se poi porterà risultati o meno, perché poi ragazzi nello sport il risultato finale è il campo che lo dà, evidentemente perché si parla di sport e quello è se vinci hai ragione, se perdi hai torto, perciò quello è. Però insomma, detto questo, loro usano un altro metodo e non è un metodo da sottovalutare, perché questi non è che sono stupidi, arrivano dall'America e magari uno pensa, questi qui sono scemi, mettono solo i soldi. No, 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 questi non sono scemi. Magari nel calcio sono un pizzico indietro, però nello sport, gli americani la sanno lunga, tra baseball, football, basket, l'atletica, insomma, non è che sono tibetani che non pensano allo sport. Con tutto rispetto per i tibetani, però insomma non mi ricordo tibetani famosi in qualsiasi tipo di sport. Insomma, la sanno lunga, perciò gestiscono la cosa in maniera differente. Vediamo, vediamo a cosa porterà. Intanto ne parliamo insieme. Innanzitutto, prima di iniziare, mettete un bel like al video, ragazzi, e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Mi raccomando, fatelo, che è molto importante. Allarghiamo questa community così siamo sempre di più a parlare di calcio. E bene, bene, ragazzi, parliamone, parliamo perché, insomma, è una grande offerta che il Milan fa per questo giocatore, De Ketelaere, 40 milioni di euro, un ragazzo giovane di 22 anni, di 21 anni, 1,92 m, trequartista, un trequartista un po' anomalo, no? Insomma, di solito i trequartisti non sono così alti, 1,92 m è alto per essere trequartista, cioè almeno per quello che abbiamo. Per quello che ho in mente io come trequartista solitamente è quello che sguizza via, insomma, vabbè, però il calcio è cambiato, adesso anche chi ha le leve lunghe come può essere questo giocatore, come anche Ibrahimovic, insomma, la sanno lunga la canzone. Una volta magari chi era alto lo mettevi lì giusto per prendere le palle di testa, piuttosto che, insomma, avere classe raffinata con quelle leve lì era difficile una volta. Oggi è cambiato il calcio, perciò un trequartista, diciamo, bello, bello possente. E insomma, 40 milioni di euro l'offerta. Perciò vuol dire che questi qui i soldi innanzitutto li mettono. E non è che vengono qui a sperperare come ci vogliono fare, perché poi dopo è la comunicazione. In televisione vogliono far passare che questi qua vengono, come Elliott, verrà qua, vedi, per risanare la società per poi rivenderle e guadagnarci. Sì, è vero, però nel frattempo ha sistemato i conti e ha vinto uno scudetto. Scusa se è poco, eh. Nel frattempo non è che ha soltanto comprato, venduto e guadagnato, ha anche vinto. Ha vinto uno scudetto, l'anno scorso è arrivato a seconda, qualificandosi in Champions League, insomma ha risanato i conti, ora ci si può iscrivere al campionato con più tranquillità, non dobbiamo vendere i pezzi pregiati per avere soldi in cassa per l'anno successivo, come altre squadre, insomma, ma quello lo tengono nascosto, eh no, sui giornali fanno vedere che. Ehi, Marotta, con tutto il rispetto per Marotta che io ho perché è un grande dirigente, però è il più bravo di tutti, è soltanto lui è capace di riprendere Lukaku a gratis dopo averlo venduto a 120, Dybala che è già suo, Lautaro, rimangono tutti all'Inter, non si sa chi li paga, però rimangono. Vabbè, adesso a parte questa parentesi,
un po' sfottò nei riguardi dei cugini. Tornando al possibile acquisto del Milan su De Ketelaere, e insomma, parlando della società, questi qui la sanno lunga perché poi loro usano un altro metodo, da quello che ho capito, per poter fare acquisti. Non è che loro non mettono i soldi, li mettono, perché se poi c'è un'offerta di 40 milioni vuol dire cioè li hanno e li mettono, però usano un'altra tipologia di strategia. Non usano più quella europea, quella che fino adesso hanno usato un po' tutti e che continuano a usare. Non è che da oggi in poi finisce quella dell'affidarsi al procuratore amico o che ti spinge questo giocatore piuttosto che quell'altro. Insomma, è sempre un giro di sono i procuratori alla fine che fanno il mercato, non sono le società. Poi c'è il procuratore, te lo propone e poi la società lo valuta e quant'altro. Questi usano un altro sistema. Giusto o sbagliato lo vedremo in futuro quale sarà, però siccome quello dei procuratori, quello che stiamo usando noi adesso qui in Europa, non è che ha portato poi alle società grandi grandi risultati. Sì, qualche società ha vinto, per l'amor di Dio, però insomma oggi ci sono delle società che hanno dei problemi devastanti. Guardiamo il Barcellona che è indebitato, il Real Madrid che è una potenza però è indebitato, l'Inter, la Juventus che se non avesse la proprietà che ogni 2 anni ripiana tanti soldi, avrebbe tanti problemi anche lei. Insomma, i procuratori amici, bravi, che ti portano il giocatore piuttosto che, va bene, però poi nel frattempo tu ti ritrovi con una società con i conti fuori. E poi arriva un certo punto che devi chiudere tutto quanto, cercare di vendere tutto per risanare. No, questi qua usano un'altra cosa. Cosa usano? L'algoritmo. Una cosa nuova, è una cosa innovativa, loro, americana, molto probabilmente loro le provano tutte, le studiano tutte e hanno studiato questa cosa qua, usano un algoritmo, anziché affidarsi al procuratore che vuole tanti soldi di commissione, di questo, di favori, io ti passo questo perché magari quello lo mettiamo. Loro usano un algoritmo, loro dicono cosa ci abbiamo bisogno noi. Esempio, trequartista, ok, lo vogliamo alto tot, che faccia un tot gol, e l'algoritmo ti dà una serie di numeri che sono dentro un computer e elimina, che ne so, tu vuoi un trequartista, dice lo voglio alto, 1,90 m, evidentemente elimina tutti quegli alti 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, fino ad arrivare a quello che vuoi tu. Lo voglio destro piuttosto che mancino, lo voglio che faccia gol, lo voglio che è bravo di testa, insomma, mettono tutti questi parametri che loro vogliono. Fino ad arrivare a un punto che ne so, l'algoritmo gli dà una scelta di 10, 12, 15, 20 giocatori, e da lì in poi evidentemente non ti affidi più solo all'algoritmo, ma li vai poi a valutare, a vedere, a seguire, e quello che ti piace di più in base ai tuoi al tuo, diciamo, alla tua bravura di dirigente, scouting, quello che è, prendi. Adesso il Milan ha valutato questo De Ketelaere, magari perché l'ho andata a vedere, ha visto il carattere, come se gli piace, se a loro gli garba come carattere, piuttosto che gli piace come gioca in quel punto di campo, piuttosto che nell'altro. Insomma, in base al loro piacimento lo scelgono. E loro usano questa strategia. È giusta? È sbagliata, boh, chi lo sa, però insomma c'è da dire che non sono degli stupidi, non è che vengono qui a buttare soldi, non è che questo, adesso io parlo del Milan evidentemente, ma non è solo il Milan, perché loro piano piano stanno entrando nel giro nel mondo del calcio qua europeo, che non è che gli americani sono arrivati adesso solo con il Milan, insomma, però io parlo del Milan, questo non è che viene e mette 1,2 miliardi per acquistare la società e poi dopo ne buttano altri 2 miliardi e poi non si sa la rindebita, no, sicuramente avrà il suo tornaconto, ma come tutti quanti facciamo qualcosa per tornaconto, lavorativamente parlando. Noi tifosi siamo passionali e a noi ci interessa soltanto il campo, il risultato, però a questi qua gli interessa sì anche il campo, ma vogliono anche vedere i risultati, i conti.
vogliono guadagnarci e loro usano quest'altra strategia. Giusto o sbagliata lo vedremo, ragazzi, però vedo che in televisione passa sempre il messaggio che è sempre lo sfottò di turno. Ieri guardavo una trasmissione che ti prendono. A noi milanisti ci pigliano sempre a coglionella. Non lo so perché, siamo in minoranza, possibile mai, ma siamo così pochi. Facciamoci sentire, ragazzi, perché ci pigliano sempre a coglionella. I tifosi delle altre squadre sono sempre lì. Ah, insomma, questi vogliono far passare, insomma, lo scudetto di Milan, dello scudetto di Milan non se ne parla più. Non se ne parla più. Sulle prime pagine dei giornali, sui talk show, si parla solo della bravura di Marotta, che ancora non ha fatto niente, però è già bravo a priori. Va bene, lo scudetto del Milan è passato in cavalleria, adesso addirittura non si parla più dello scudetto, ma si parla, questi arrivano con l'algoritmo, fanno le cose e ti pigliano a coglionella. Cioè, è proprio un. Vedo che proprio passa sempre il messaggio che gli altri sono più bravi e questo sta sempre lì, è la stessa strategia di quando vai a comprare i giocatori, no? L'amicizia, il procuratore, il giornalista che in prima pagina spinge una cosa piuttosto. È la stessa cosa, è quella, anche su questa cosa qua, non ce n'è, ragazzi. Non lo pubblicizzano quanto come dovrebbe lo scudetto del Milan, il lavoro di questi americani, lo giudicano ancora prima di vedere il risultato. Bene, va benissimo, ragazzi. Lo hanno fatto l'anno scorso per lo scudetto, che l'aveva già vinto l'Inter. Lo stanno facendo quest'anno. Va benissimo. Noi quest'anno cosa arriviamo? Quinti, sesti, settimi. Va bene, va bene, va bene, va bene. È bellissimo. Vederli così è ancora più bello per me. Va bene, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo un bel like. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo giocatore. Perché poi abbiamo parlato di altro, non di questo giocatore. Però insomma, sono andato a vedere qualche immagine. Io non sono un intenditore di giocatori all'estero, insomma, sono andato a vedere qualche magia, ha dei bei colpi, sicuramente, vedremo, vedremo, è una scommessa, ragazzi, c'ha 21 anni, 1,92 m, però insomma, vogliamo non dare fiducia a Maldini e Massara che sono, lo vogliono prendere, adesso bisognerà vedere quanto sia vero, no, lo vogliono prendere. Io, per me, quello che fanno i nostri dirigenti va sempre bene, perché comunque ci ha portato quest'anno uno scudetto impensabile fino a 2 anni fa. Perciò, ragazzi, per me va bene. Quando poi sbaglieranno e faranno degli errori gravi da doverli criticare, sarò anch'io il primo a dire: secondo me hai sbagliato, sempre rimanendo nel civile, hai sbagliato, piuttosto che in questo momento bisogna dare atto che questi due dirigenti hanno fatto bene, questa proprietà che si è appena insediata ha delle nuove idee, vediamo come andrà a finire. Belli siete, ragazzi, mi raccomando, bel like al video e ci vediamo più tardi. Ciao!